È giovedì 17 novembre 2022, buongiorno dalla redazione della Nuova Riviera per la quotidiana rassegna stampa del Piceno. Partiamo immediatamente con le previsioni meteorologiche a cura della 3bmeteo.com per quanto riguarda la regione e il nostro territorio. Nella mattinata di oggi cielo nuvoloso in Riviera, migliore la situazione per quanto riguarda l'entroterra e il capoluogo ascolano. Nel pomeriggio miglioramenti un po' dappertutto, sia nell'entroterra che in Riviera, con temperature che arriveranno fino a 18 gradi, soprattutto sulla costa. Domani mattina prevista pioggia nell'ascolano, mentre per quanto riguarda la costa la situazione dovrebbe essere migliore con un timido sole, mentre nel pomeriggio di domani cielo parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere da nessuna parte. Bene, andiamo avanti con la rassegna stampa dei giornali di oggi. E il primo giornale che andiamo a vedere è il Corriere Adriatico nell'edizione di Ascoli, a foto a centropagina le frecce tricolori dopo che ieri il sindaco di San Benedetto Spazzafumo, facendo il punto della situazione dopo i bei numeri arrivati dall'osservatorio turistico regionale proprio relativamente alla stagione estiva che ha premiato la Riviera delle Palme, che è prima nelle Marche per numero di arrivi, il sindaco ha annunciato che si sta lavorando per far tornare a San Benedetto lo spettacolo delle frecce tricolori. Frecce tricolori e patto con Ascoli è il sunto del contenuto della conferenza riportato dal Corriere Adriatico. I soldi ci sono, andiamo al titolo iniziale della prima pagina. I soldi ci sono, le imprese no, molti cantieri pubblici rischiano la paralisi perché le ditte edili rinunciano alle gare di appalto, i prezzi di acciaio e bitume sono schizzati alle stelle e mancano pure i terreni dove scaricare. Quindi l'inchiesta nelle pagine regionali, medici di base un'emorragia, nelle Marche ne mancano 147. Andiamo ai richiami delle notizie all'interno del giornale. Ascoli entro dicembre 33 assunzioni a Palazzo Arengo, a San Benedetto dragaggio al porto, i lavori partono entro dicembre, stage e tirocini negli istituti Fazzini e Guastaferro per quanto riguarda l'iniziativa annunciata ieri dalla CNA Picena. Si torna a parlare in basso della CIP e soprattutto degli aumenti delle bollette dell'acqua annunciati e che stanno tenendo banco ormai da settimane. Sulle bollette dell'acqua, aumenti inaccettabili. Cesaroni, il sindaco di Comunanza, a capo della rivolta di molti primi cittadini. Oggi l'assemblea del Lato decide sulle tariffe. Infine il CSM nomina Roberto Rossi procuratore generale. Andiamo all'interno del giornale, vediamo l'inchiesta nelle pagine regionali. Medici di famiglia, emorragia continua, ora ne mancano 147, senza orario e pagati meno, i giovani scelgono l'ospedale, fa il punto del dottor Maggi della FMMG Marche. Ecco perché rischiamo l'estinzione. Poi ci sono tutti i numeri con 1220 medici di base che esercitavano nelle Marche e i medici a settembre 2021 erano invece 1012. Andiamo avanti con il giornale, direttamente nelle pagine di Ascoli. Acciaio e bitume alle stelle, a rischio i lavori pubblici, le imprese preferiscono le commesse dei privati perché le amministrazioni non sono competitive. Un allarme abbastanza preoccupante nell'articolo di Marco Bannozzi. Cantiere fermo per il maltempo, ponte di San Filippo Altra Grana. Restiamo ad Ascoli con il punto della situazione sull'intervento che si sta effettuando al ponte di San Filippo. Alcuni giorni di stop, ma ora si riparte, effettuato anche un esproprio. Sempre Ascoli, il comune rinforza l'organico, ben 33 assunzioni per il 2022, contratti a tempo indeterminato, alcune prevedono il concorso pubblico. Non è il momento degli aumenti, ecco la vicenda dei rincari nel costo dell'acqua. Il sindaco di Comunanza Cesaroni contro la decisione della CIP, oggi l'infuocata riunione del Lato sui Monti Sibillini, sgorga acqua che poi arriva alla vallata e alla costa, ma le tariffe sono uguali. Andiamo nelle pagine di San Benedetto, frecce tricolori, sponsor per gli show e un cartellone condiviso con Ascoli. Il piano della giunta per il 2023, non ci sarà il nuovo lungomare, una soluzione per il caso ombrelloni. Questo durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri per fare il punto della situazione sulla stagione turistica passata, con i numeri registrati dall'osservatorio turistico regionale che parlano al positivo per quanto riguarda
riguarda San Benedetto, e soprattutto è stato fatto il punto su quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione per la prossima estate. Bollette e contributo di 300 euro a famiglia. I criteri prevedono una graduatoria sulla base dell'ISEE, questa è l'iniziativa del comune, e a dicembre partirà il bando per erogare aiuti ai nuclei familiari. Piano regolatore, Marchegiani va in pressing sulla tempistica, la consigliera incalza anche sugli incarichi. I lavori di dragaggio per il porto, sembra davvero una telenovela infinita che forse sta vedendo il suo termine, perché potrebbero iniziare entro l'anno. Si apre uno spiraglio per mettere in sicurezza i pescatori, spesso alle prese con incagliamenti. Quindi l'atto vandalico messo a segno ieri ai danni del distributore IP di San Filippo Neri, sassi contro il distributore, danneggiato l'IP di zona San Filippo, telecamere accese durante il raid notturno. Gli alunni del Cursi girano un filmato in onore di Masha, la giovane iraniana uccisa dai fondamentalisti. Bene, andiamo a vedere il resto del Carlino, sempre nell'edizione di Ascoli. Il tribunale rischia di cambiare sede, l'affitto è troppo alto, ipotesi sfratto da Assicurazioni Generali. Proprietaria dell'immobile di via Angelini, sarebbe una svolta storica se davvero dovesse accadere, parliamo ovviamente di Ascoli Piceno. San Benedetto esulta per i numeri del turismo, ma c'è la frenata del lungomare, spazzafumo, la passeggiata sarà pronta dopo l'estate. Andiamo avanti. Titolo centrale, si parla anche qui di medici, anche se il focus viene fatta su Paolo Regis, che tra pochi giorni a 30 anni aprirà il suo ambulatorio in Riviera. Questo è il momento giusto perché mancano molti dottori, nuovi medici per il Piceno, il titolo della foto centrale della pagina. Castel di Lama, la tragedia, ricorderete, dell'uomo morto schiacciato da un tubo. La vicenda è ovviamente finita in tribunale, il racconto in aula del collega operaio. San Benedetto, l'ex Bambinopoli accende la lite in commissione, mentre il report violenza sulle donne sono sempre di più le richieste di aiuto. Si parla del territorio piceno. In basso, la Quintana, il cavaliere dell'anno Innocenzi verso il Trionfo, quindi occhio alle truffe, gli incontri della polizia con i vari quartieri del territorio per mettere in guardia anziani e non anziani sui rischi delle truffe che si fanno sempre più elevate. Purtroppo, violenza, boom di richieste di aiuto. Nell'ultimo anno SOS da 94 donne, ecco i numeri della nostra provincia: in 14 sono andate in pronto soccorso o in ospedale, aumenti in tutta la regione, dove ai centri si sono rivolte in 663, 180 in più rispetto al 2021. Medici di base, l'ora dei giovani, questo lavoro è ancora bello. Siamo a San Benedetto con il dottor Paolo Regis, che tra pochi giorni aprirà il suo ambulatorio. Studio e passione, il territorio offre più libertà nel prendere decisioni, ma soprattutto un bel rapporto con i pazienti. L'appuntamento di sabato, un convegno sulla sclerosi multipla che si terrà ad Ascoli, a Palazzo dei Capitani. Proteste in area Vasta 5, il Partito Democratico che parla. Proteste in area Vasta 5, vicini ai lavoratori, il segretario Ameli: dalle indennità alle assunzioni bisogna muoversi. Affitto troppo alto, ecco la notizia di apertura della prima pagina. Affitto troppo alto, il tribunale di Ascoli a rischio sfratto. Nella stessa struttura, il 6 dicembre ci sarà l'udienza di convalida. L'immobile è di proprietà di Assicurazioni Generali, pagano 800.000 euro all'anno. Schiacciato da un tubo, provammo a soccorrerlo. Gianluca Caterini, morto sul lavoro nel gennaio 2018 a Villa Sant'Antonio. La testimonianza in tribunale di un operaio in lacrime. A processo il capo squadra. Miglior cavaliere d'Italia a Faenza, Innocenzi verso un altro trionfo. Siamo ad Ascoli, sabato è in programma la cerimonia. Sul podio dovrebbero esserci anche Melosso e Gubbini. Dal lockdown al processo, giovane viene assolto, era stato fermato nell'aprile 2020 per uno spostamento durante la pandemia che è stato considerato legittimo. Andiamo avanti con il giornale e alle pagine di San Benedetto dell'edizione ascolana del resto del Carlino. L'ex Bambinopoli agita la politica, bagarra in commissione, il vista del Consiglio, De Vecchis, non tornano i conti. Pasquali, ecco le risorse. Quindi la vicenda del Partito Democratico, la segreteria resta in carica.
Il protocollo di intesa tra CNA e gli istituti con le scuole per formare gli imprenditori di domani, Fazzini, Mercantini e Guastaferro protagoniste. Sinergia dal basso. Turismo, numeri da regina. Ecco, veniamo alla conferenza stampa tenuta ieri dal sindaco Spazzafumo con le assessore Campanelli e Lazzari. Numeri da regina, siamo partiti da lontano, le parole del sindaco Spazzafumo. Si gode i dati ma avvisa, non finiremo la passeggiata sul lungomare entro l'estate del 2023, ma speriamo di fare il prima possibile. Cupra, Natale ricco di eventi e non mancheranno le luminarie, il programma da dicembre al 6 gennaio, luci a LED per tenere d'occhio i consumi, quindi tre incontri laboratori sul mondo dei giovani organizzati dal gruppo Ageshi Grottammare 1. E la vicenda dei vandali al distributore IP di San Filippo Neri, tra l'altro sulle pagine del Carlino, i gestori denunciano, non è la prima volta che accadono simili episodi. E andiamo allo sport, sempre tra le pagine del Resto del Carlino. Botteghin, arma in più dell'Ascoli, il bilancio 3 gol e sempre in campo. Il 35enne brasiliano non ha saltato finora un minuto, come lui altri 15 giocatori nel torneo cadetto. Quindi l'iniziativa di ieri, gli alunni in visita al Picchio Village, una sessantina di bimbi con Bucchi e alcuni giocatori. Serie C per la Fermana, al momento non è facile, 2 mesi senza vittoria. È ora di rifarsi, domenica il derby con la Vispesaro Albenelli. Ieri la società ha convocato i componenti dello staff medico per fare il punto sugli infortunati, quindi la Samb, anche qui acque estremamente agitate. Nelle ultime ore c'è stato il cambio in panchina con il ritorno di Sante Alfonsi. La Samb tornerà nelle categorie che merita, parla l'ex attaccante rossoblu Daniele Morante, e il ritorno di Alfonsi in panchina. Ora bisogna risalire in fretta alla china, quindi la conferenza stampa annunciata dal presidente Roberto Renzi, che domenica dopo il match con il Termoli a Riviera delle Palme spiegherà le ragioni delle recenti scelte e farà il punto della situazione. E andiamo a vedere le pagine sportive del Corriere Adriatico. Un Ascoli da playoff, la prima pagina dell'inserto, ma serve continuità, parla Vivarini. In ogni reparto ci sono i giocatori che possono fare la differenza. Simic ha bisogno di sentire fiducia. Capitan Dionisi può ancora dare tanto, parla l'ex allenatore. Quindi l'iniziativa con i bambini della scuola dell'infanzia, con il blitz al Picchio Village, sprint tecnica e le curiosità dei baby tifosi dei bianconeri. Mai visti così tanti spettatori al Del Duca negli ultimi anni. L'articolo in seconda pagina dell'inserto sportivo, si parla di Ascoli, un'ottima media di 7.359 presenze nelle prime 7 gare casalinghe, che supera le recenti stagioni di Serie B. Quindi la San Benedettese, Serie D, quale futuro? Renzi, ora parlo io. Il presidente ha convocato una conferenza stampa per domenica dopo il match con il Termini in un Termoli, in un clima ostile e di totale sfiducia, spiega Luca Bassotti nell'articolo. Sono attese novità concrete, inevitabile il cambio del modulo con la sostituzione di Prosperi con Alfonsi che torna sulla panchina della Samb. La Samb ripropone il 4-3-1-2 o il 4-3-3, comunque la modifica più importante è proprio il cambio nel modulo difensivo, da 3 passa a 4. Serie C, Fermana, 6 punti svaniti in extremis. In questa prima parte di campionato troppe partite perse o pareggiate proprio in vista del 90esimo. Intanto Protti carica l'ambiente, la società e i tifosi impagabili. Adesso tocca a noi nel derby. Bene, anche per questa mattina è tutto. Continuate a seguirci su www.lanuovariviera.it. Vi auguriamo una buona giornata.